Cari quadisti, domenica finita gara 2 della QX2, dominatore in gara 1, dominatore in gara 2. Mattia, ma non ti rompi un po' le balle? Almeno. Guarda, la sua ragazza che dice, cornazze vostre. No, beh. Gara 1 combattutissima. Gara 1 combattuta, ho preso le misure della pista perché non sono mai venuto. Gara 2 avevo un po' di più di misura e mi sembra che complice un'ottima partenza. Mi sembra che sono scattato bene al traguardo, poi ho preso un po' confidenza con la pista e tutto, e allungato. In gara 1 abbiamo visto comunque sui salti il tuo vero punto di forza, il saltare basso, lungo, veloce, atterrare e allungare sugli avversari, proprio sui salti tecnici vedevamo una tua superiorità. Beh, qua c'erano due salti molto difficili, infatti non ne ho provato mai a farli durante tutto il weekend di gara, ma perché non volevo rischiare. Io comunque sono venuto qui per fare una gara per il campionato. Poi, mano a mano, durante la gara, vedendo che comunque il risultato si può fare, sì, saltare in alto non serve a un tubo. Saltare più basso possibile e cercare di far correre la moto. E diciamo che di più era difficile per il risultato. Gara 1 e gara 2, primo posto, campionato ormai veramente consolidato. Beh, il campionato è sempre lungo comunque, di zero sono lì dietro l'angolo, però noi stiamo migliorando. Per il momento hai fatto il tuo e veramente bene. Io faccio il mio, il team fa il suo, ricordiamo il terzo posto all'europeo. Esatto, parliamone insomma, questo podio all'europeo. Ti ricordo che a Faenza ci hai detto, no ma non mi sento pronto, sarà fra 2 anni... Quei maledetti la vanno troppo. Però andare con quei maledetti, forse diventerò anch'io un maledetto. Sei un maledetto, ti ricordo che la tua moto era sotto il podio e tu eri sul terzo gradino del podio. Ripeto, lì il merito è mio, ma soprattutto anche della squadra, di tutti i meccanici, Valerio, Mustafa, Giuliano, Alex che fa i motori, tutti quelli che lavorano per il Team Cozzi, perché ripeto che il Team Cozzi è una grande famiglia e remano tutti dalla stessa parte. E non ci si ricorda quando un'altra squadra ha avuto 2 mezze sul podio all'europeo, eh? Questo volevo già dirtelo, non lo so se è già successo. Speriamo che siamo gli unici. E comunque in pochi, eh? Poi devo ringraziare anche lei. Che nell'europeo ci fa da mangiare, fanno già la pasta tutti quanti. Ah no, non è che minaccia se non vinci, no, scappo, però no. Cucina. Anche lei. Ci spostiamo. Anche lei, quindi, che mi segue sempre, quindi merito anche tutto suo, la mia famiglia, la mia seconda famiglia, il Team Cozzi. Una famiglia allargata, via, grande Mattia. Sì, una grande famiglia, e per far bene non basta solo essere un bravo pilota, ci vogliono anche dietro le persone che ci credono in quello che fai e che lavorano tutti della stessa parte. Noi, mi sembra che il nostro team si stia affermando anche all'estero, quindi vuol dire che i componenti del team ci sono tutti. Fuori! E io non posso altro che ringraziarli e essere onorato di far parte. Grande Mattia, i nostri complimenti e un arrivederci a settembre, se non alle prossime prove dell'europeo. Grazie. Ciao campione. Ciao.